Beer and Food Attraction 2019, siamo allo stand della Dibevit e ci troviamo in compagnia di Davide Daturi, l'amministratore delegato dell'azienda. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Spieghiamo intanto in poco meno di un minuto la storia di Dibevit. Ok, la storia di Dibevit è nata circa 20 anni fa come azienda che doveva cominciare a distribuire birre speciali all'interno del gruppo Heineken. E da allora noi abbiamo continuato a crescere allargando il portfolio di tutti quei prodotti speciali che servono per il mercato italiano per differenziare la scelta del consumatore in Italia. Questa è la nostra missione principale. La nostra missione si è evoluta negli anni. Noi lavoriamo sia nell'Orca che nella grande distribuzione e stiamo lavorando sempre di più all'interno di quelli che sono i canali, le ricerche, le richieste del consumatore, che è sempre più esigente, ha sempre bisogno di maggiore professionalità e prodotti specifici per quelli che sono le nuove tendenze, i nuovi stili. Noi in questi ultimi periodi ci stiamo lavorando molto sul discorso specialità, che è sempre stato un nostro punto forza, ma stiamo entrando in maniera importante anche quello che è il mondo delle craft o comunque nel mondo dei prodotti artigianali in generale. Abbiamo delle birre di microbirrifici di proprietà e abbiamo invece delle birre anche craft di aziende dove noi distribuiamo per l'Italia questi loro prodotti. Nel caso specifico, per quello che riguarda il mercato e la fiera di Rimini, noi oggi qua stiamo presentando Lagunitas, che è un microbirrificio americano, e Ibu, che è un microbirrificio italiano acquisito circa un anno fa da Dibevit. Siamo entrati con questi due brand principalmente perché noi crediamo che la fiera sia in questo momento anche un momento di far vedere dei marchi, di far vedere quali sono, diciamo, dei prodotti per noi rappresentativi nel mercato italiano. Il nostro portfolio è molto più ampio, noi abbiamo oltre 150 marchi che ogni giorno dobbiamo continuare a far crescere e a sviluppare. Oggi abbiamo deciso di presentarne due per non creare troppa confusione nel consumatore e nel trade e presentare nel miglior modo possibile due microbirrifici che per noi sono i brand di riferimento della nostra azienda. Lagunitas arriva dall'America, abbiamo qui l'IPA, la 12 for Never, che è una pale ale. La 12 for Never è nuova o relativamente nuova perché l'abbiamo lanciata in fusti negli ultimi mesi dell'anno scorso. Adesso lanceremo in questi, diciamo, nel futuro mese, due mesi, anche questa lattina, che è la lattina della 12 for Never per tutto quello che è l'Oreca, la grande distribuzione, più in linea con quelle che sono le tendenze anche di oggi, che si vuole, oltre alla bottiglia, avere anche la lattina come proposta. Stessa cosa vale per il discorso di Ibu. In Ibu abbiamo tutta la gamma qui presente, abbiamo anche altri prodotti, ma tutta la gamma nostra presente. Abbiamo Eila, che è la novità di quest'anno, perché ogni anno introduciamo un nuovo prodotto. Questi due sono i nostri due brand di riferimento, questo è quello che noi cerchiamo di presentare al meglio in questa manifestazione. E allora, per chiunque si trovi dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni, un contatto commerciale, qual è la casella di posta elettronica a cui poter scrivere? Si può scrivere a info@dibevit.com, è il nostro punto di riferimento per chiunque voglia contattarci. Benissimo, non ci resta che andare ad assaggiare la ale, la birra in lattina che in tanti stanno prendendo al banco e che appunto ora andremo ad assaggiare anche noi. Grazie Davide. Siamo qui per questo, grazie a tutti, venite ad assaggiare, siamo qui per voi. Saluto a tutti, grazie.